Nel giorno di chiusura del congresso nazionale della FILT CGIL al Pala Congressi di Firenze, il segretario generale Susanna Camusso, nella sua relazione conclusiva, parla di tutto tranne che di trasporti. Parla invece di Europa e della necessità di mutualizzare i debiti sovrani spalmandoli su tutta l'Unione, liberando così risorse importanti per la crescita, soprattutto per i paesi più in difficoltà. Parla poi di lavoro e pensioni il segretario, invitando il sindacato a rinnovare se stesso sia sulla rappresentanza che nella capacità di intercettare i giovani precari, tradizionalmente lontani dall'orizzonte della CGIL. A loro pensa Camusso quando invita il governo a studiare un sistema che assicuri anche ai lavoratori atipici una pensione. E poi parla di donne il segretario, cogliendo al volo la provocazione del direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde, che ha bacchettato l'Italia per le difficoltà che incontrano le donne che lavorano e ha invitato a incentivare il part-time. Noi abbiamo tuttora in Italia un grande pregiudizio nei confronti dell'occupazione femminile, che è questa idea che non concorrono a pari titolo, ma la loro funzione principale è quella della famiglia. Allora credo che sarebbe bene, per esempio, approvare la legge sulle dimissioni in bianco e riaffermare un principio di partenza di parità. Infine, Camusso ha parlato di riforme istituzionali. Ben venga la modifica del Senato, ha detto, ma attenzione all'equilibrio dei poteri e soprattutto attenzione che si tratti di un vero Senato delle autonomie e non un Senato in cui verrà piazzata gente a caso.